Grazie Aisella, bravissima che ti recuperi i video su YouTube. Vai anche tu come Aisella, iscriviti a YouTube a 40.000 iscritti. Vi proporrò un video super super top dell'ufficio tour super topperone. Ho realizzato il mio primo ufficio tutto dedicato al lavoro, al nerdaggio, al gaming, alla sgana waning. Quindi sarà una cosa molto carina, molto particolare. Non vedo l'ora di farvelo vedere, ma il goal è il goal. Quindi a 40.000 iscritti vi droppo il video. Quindi mi raccomando, andate a iscrivervi sul canale principale gaming Kodomo, Kodomo Gaming. Dunque, quest'oggi abbiamo una demo molto molto interessante, sempre di Serafini. La scorsa volta abbiamo fatto sempre una demo sua molto carina, anche questa dicono che sia molto molto bella. Ce l'hanno praticamente in 10 persone in tutto il mondo questo gioco. Blood Crossroad, start DM you. Where are you? Grazie per gli 8 mesi. Ok. Siamo in un... Non mi sento bene. Ho bisogno del bagno. Ok, tipico pub tipo quello dei Griffin, capito? Pubbaccio così. Ok, potrei vomitare. Potrei vomitare. Mamma mia ragazzi, comunque essere ubriachi è veramente brutto. Io non mi sono mai ridotta in questo stato. Magari un po' brillarella, così alle grotta, ma in questo stato mai. Mi sa che lui deve vomitare. No, terrore, regà. Ma sapete perché? Principalmente lo sapete perché? Perché io ho il terrore di vomitare. Il terrore. E se si beve così tanto per ridursi in questo modo, è molto probabile che vomiterai e che ti verrà comunque la nausea. E io odio avere la nausea. Senti, sbratta, fai qualcosa, te prego, ma lasciami stare. Che cazzo si è mangiato? Ha passato dei piselli questo? Something is blocking the door. Qualcosa sta bloccando la porta. È la maremma maiala, probabilmente sarà, eh? Che dici? Prova a rivomitare, magari stai meglio, che ne so. Sì, poi tra l'altro anche questo è vero. Quando do di stomaco, sto malissimo per giorni. Ehi! Ma è troppo basso? Il volume? Mi sento un po' basso ora. Ah sì, apri sta porta, che questo mi sta a fare... Oh mio Dio. C'è qualcuno lì? Oh merda. Quanto cielo. Cioè minchia, pensa a st'ambriaco fradicio e vive una cosa del genere. Oddio, te prego, che succede? Ti prego, che succede? Che è? Apri sta cazzo di porta, apri! Cazzo... Ma che è? No! Lasciami! Oddio, sì, non beve più l'amaretto, in questo modo ti fai male! Aiuto! Apri questa cazzo di porta! Apri questa cazzo di porta! Ti prego, basta, che devo fare? Le mani, mi tocca, lasciami, messo di merda! Apri, barista! Ti prego, barista! Oddio! Questo mi sa che non berrà mai più in tutta la sua vita, lo sapete? Che cazzo?
cazzo è? Che succede? Ascolta, lascia, rimani qua. Rimani qua, fai paura, va. Ma che è sta barbona? Ma m'ha coltellato! Ma è Stazione Termini! Questi sono i bagni di Stazione Termini! Cosa? Un incubo? Ho fatto la più under culo, ah. Ho bevuto troppo. Ah, mo te ne accorgi? È vero, Liana. Lui gna fa più comunque. Pare mio padre un po', guardalo, pare Lello. Il mio porfo ha fatto lo sketch. Mazza, oh, bello sto sketch, eh. Bellino forte. Ancora così in brighelli? Dai, te prego, vattene a casa, frate, te prego. Non entrare in quel cazzo del bagno. Mica vorrà andare nel bagno questo. No, frate, ma davvero va? Ma davvero va al bagno? Devo andare al bagno? No, davvero va al bagno? Vabbè, ma allora ce fa? Cioè, ma allora ce fa? Il bagno sozzo de muffa. Looking for someone? Stai cercando qualcuno? Sì, tua madre. Solitamente lavora qua dentro. L'ultima porta che ha aperto la porta così non è andata bene. Ascolta, senti, andiamo a casa? Eh? 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 Come la vedi sta cosa? Grazie Alexone per Elenina bella, la Sabina, grazie tesoro. Dov'è la porta per uscire da questo posto di merda? Ti prego, ti prego, please. Vattene a casa. Ah, infatti ha detto è meglio andare a casa, eh? Io però sono andata lì così. Aspetta, nel leggere e scrivere. Comunque oggi, guardate, mi sono comprata. Sono andata al supermercato, ho trovato queste al supermercato, sì. Le gole adoro. Maronne mie buone. Grazie Sanci Aci per la sub per i 2 mesi, zii. Grazie infinite. My therapy session is today at 9 Elm Street. I'd better hurry, I don't want to be late. Cioè, questa la sessione di terapia è oggi alle 6. Meglio sbrigarsi, non voglio fare tardi. La terapia di cosa? Mo sono raddoppiate, costano 20 centesimi. Ciao a tutti, belli di TikTok, ben arrivati. Abbiamo appena iniziato a giocare. Ma scusami, ma ci ha cacato dentro sta macchina, come fa a essere così? Ma devono andare a piedi? E la madonna, ma che cazzo vivo di questo? Ma c'è un'anima? Dove ha detto che sta sto posto? Mazza, però ha fatto bene. Oddio. Chi è? Oh! Ma in che senso? Così. Ma non è consigliabile stare qua comunque? Ma com'era Manuelo? Ma che devo fare?
cazzo era? Madonna, raga, mi ha fatto benissimo, cazzo. Sono due occhi che mi fissano. Che cazzo è? Lo sapevo che era un lampione, cazzo. Mystic Hand. Ma quelli? Ma io vorrei sapere questo dove cazzo vive, che c'è sta solo lui e uno che si è schiantato con la macchina. No, questa è una demo di un altro gioco. La sto giocando questa prima perché è più corta e quindi mi conviene farla. Grazie Alexone, grazie tesoro. Ma è una strada chiusa? Ah no, c'è cioè di là. Sembrava di aver visto. Madonna, sembra veramente Silent Hill comunque, eh? La reference è... Oh, a gatto de merda, mortacci tua. E biancorpo, maledetto. Sembra un po', ve? Io amo i gatti sono tutta la mia vita. Sto gatto de merda. Vabbè, vabbè. Oh, qui è sopravvivenza, frate. Mystic Hand, di nuovo. Where's my therapist's office? Dov'è l'ufficio del mio terapista? Sì, se non lo sai te, non penso di saperlo io, eh. Non penso che dovrei saperlo io, alla fine. Mamma mia. Oh, io sto andando a farmi leggere la mano. O psicologo è rilevante, cioè è molto più importante farsi leggere la mano, non pensate? Oh mio Dio. Hey there. Ehi. Is anyone home? C'è qualcuno? Where the hell are the owners? Dove sono i proprietari? Grazie, ma posso dire che la grafica di questo gioco è eccellente? Cioè, una grafica da tripla A, cazzo, eh. Veramente, veramente forte. Vero? Cioè, a tratti mi ricorda un po'... Resident Evil. Ma perché c'è nessuno in sto posto? C'è qualcosa per interagire? Ma che è? Non ho capito cosa ho fatto. Mi scusi? C'è qualcuno? Ma cosa ho fatto? Una leva, dici? Ma la leva per fa che? Ok. Per andare qui. Ma che è? Oh? Mi ha fatto veramente bene. Guarda gli oggetti che ci sono dentro, poi. Ma... Cazzo.
La Madonna, che figata! Cioè, raga, assurdo! Mazza, la grafica è veramente qualcosa di eccezionale, oh. Hello? Come in. Ciao. Prego, vieni, siediti. Credo di essere nel posto sbagliato. Per cavolo, fuori della mia terapista. Sei nel posto giusto. Penso tu lo sappia. Qual è il tuo nome? William. Siediti, per favore. Sei pazzesco, eh? Vedo. Ti vedo. Come sei sopravvissuto finora? Di cosa parli? Non fingere. Puoi ancora avere un futuro. Non credo in queste cose. Sai di non avere scelta. Embrace the steps you've been taking to improve. Fuck off with this. You'll be back. I know you will. Conta tutti i passi che hai fatto per migliorare. Poi ha detto non so come tu sia riuscito a sopravvivere. Non ho capito bene però. Fuck off. Ma famose legge il futuro. Che mi dici del leone? No? Non si può andare qua? Fuck off e se ne va. Ok. Io credo che tu non debba trattare così una cartomante, sì, eh. Non penso proprio che tu abbia l'idea minima di cosa tu stia facendo. Intendeva come è arrivato vivo tutto l'alcol che beve. Assolutamente senso. Considerando... Sì, comunque, vedi, cioè, gli ha detto qualcosa, ma lui faceva finta di niente. Il fatto che abbia fatto quel sogno non è... normale, forse, no? Mo ti rincorre con la sfera. Mo ta tira per dettaglio la sfera. Quindi ce ne stiamo andando? Tu credi veramente che ti lascerà andare? Ci lascia andare? Gli ha fatto il malocchio, quindi se adesso è sopravvissuto finora normalmente, ora col cazzo. Basta, voglio andare a casa. Ah, c'è una torcia per terra. Oh, guarda. Ma guarda, una persona ha lasciato una torcia per terra completamente carica per me. Wow. Qualcosa mi dice che a casa non ci torneremo più. Adicis. No, ehi, cosa fai? Cosa fai? Una piccola torcia. Uber left morning. Spero che Raven Drive sia ancora dove l'ho lasciata stamattina, dice, ma cosa si riferisce? Ma soprattutto io dove cazzo sono andata? Da dove vengo? La nebbia come Silent Hill, sì, totale. Sì, adesso non serve molto la torcia, effettivamente, guarda. Way home. Strada per casa? Oh, non lo so. I don't know. Comunque è tutto abbastanza ambiguo e un po' assurdo. Però la grafica è molto bella. E mi dà un non so che di... cioè, intrigante, originale, qualcosa di non visto. E quindi, boh, mi incuriosisce. La torcia con cui cerco gli uomini di cui fidarmi. Way home. Meno male che è scritto qua. Sta salvando. Sapete che questo non è un cazzo bene, vero? Sapete? C'è bisogno adesso di... cioè, nel senso... c'è veramente bisogno che... Mazzio Treno! I need to run. Non avevo dubbi, sì, che dovevamo correre. Eccolo! Ma scusami, in che senso? Sto correndo, perché mi prendo uguale? Ma frate, ma rotto cazzo però, che dovevo andare?
ma c'ho più la vita. Ma non si vede un cazzo però. Ah sì, questo se bevesse un'altra Peroni, cioè non lo so, non c'ha più la vita, non c'ha più la stamina, non ha più nulla. Se rallento mi prende, che devo fare? Ma ogni volta mi fa correre dalla parte sbagliata, zio. Vabbè, frate, ma io non so più che fa, cioè. Che devo fare? Non posso neanche andare a destra, a sinistra, non posso andare una dritta, basta. Cioè, veramente, non ne ho la più pallida idea. Io credo che qui sia un vicolo cieco. Ops. Aiuto. Non posso. Non posso né scendere né salire. Che figlia di puttana. Ma dove devo andare? Usa la torcia, ma per far che? Ma sarà di qua, non lo so. E vabbè, ma bazio vero, frate, cioè, nel senso. Non vedo niente. Ma ragazzi, cioè, non c'è nulla. Scusate, ma non si vede un cazzo! Dove devo andare? Ma ce l'ho in mano la torcia, che devo usare? Devo abbassare il volume? Abbasso un po'. Non lo so. Allora, di qua è così. Devo tornare indietro, ma in qualsiasi direzione vado è chiuso. Vedi? Dalla cartomante ce posso tornare, cioè come faccio? Allora, di qua ora appare di nuovo, secondo me. Vabbè, ok, va bene. Vabbè, frate, cioè, nel senso... Vedi, non c'è più... Non si capisce più niente. Dove devo andare? Cosa devo fare, porco Diaz? Ma che palle! Ma basta! Ma dammi tregua! Forse è qui a destra. Ma non mi ricordo più dov'era. No, 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 mi devi accannare. Ragazzi, non mi ricordo più dove cazzo è. Cioè, no parking, guarda, è finito qua. Ok. Cioè, di qua non ci posso andare. Forse è qua? Probabilmente è qua, ma cioè, ora mi riprende e... Ecco, ok, ho ritrovato... Ma non c'ha più la stamina però, frate, cioè, non... Non ha più la stamina. Zio vero. Aiuto! Aiuto! Il bar draconi, bus, no, non è... Ragazzi? Ah, era giusto di qua. No vabbè, cioè veramente un'agonia, ragazzi. Cioè un'agonia totale. Ma qual è?
Ah, questa è casa, cioè casa sua doveva tornare. Ma vaffanculo. Grazie, Yomino. Grazie per i 20 mesi, baby. Ma raga, messo questi giochi così mi ammazzano. What if I'm losing my mind? E se stessi perdendo la testa? Oh God, what's happening to me? Che mi succede? Infatti non mi sembra manco un briacone disperato, cioè. Minchia, bella casa. Cazzo. Sto bene oggi. Grazie Aleslick, grazie mille. Mi coglioni. Che coglioni. Cazzo, beh. Spaghetti fatto in casa. Sì. Un peluscetto, carinello. Oddio no. Oh mio Dio no. In realtà ubriaco è entrato in una casa che non è la sua. Il tavolinetto di Ikea. Qualcuno ha rotto qualcosa? A parte i coglioni? Gamberetti. Grazie Giacomo. Ehi. Stanno battendo la porta? No. No. It's not safe outside. Se invece inside è proprio safe. Aiuto. Tutte le porte chiuse, chiaro. Posso dire zio Pero? Posso dire zio Marmello? Zio Marmellone? Mannaggia la mignon! È letteralmente apparsa una scatola sul tavolo, ok. E noi l'apriamo, no? Sì, è tutta un po' così ammuffita. È la scatola di David Jones, ma... Un ratto. Ma perché dovete uccidere i topi, pezzi di merda del cazzo? Ammazzatevi voi piuttosto. Perché dovete ammazzare gli animali a caso? Bastardi. Questa barbona me la pagherà, eh? Me la pagherai, barbona di merda, eh? Me ne frega un cazzo che c'hai... Oh, sta bussando la porta. Non me ne frega un cazzo che c'è il coltellazzo, capito? Io c'ho l'ombrello di mio nonno. Dove portava mio nonno l'ombrello, eh? Te lo devo far vedere? Allora, che la signorina mi abbia rotto il cazzo è abbastanza chiaro. Ma che cazzo vuoi? Chi è? Ma chi la vuole a questa? Ancora. Eccoci qua. Giovane uomo abusato nel centro di Milano, una pazza barbona si è insidiata dentro casa sua, inseguendolo nei vicoli bui. È la psicologa perché non è andato all'appuntamento. Again. Ancora. This can't be true. Non è possibile, non può essere vero. Why is this happening to me? Mazza, figo però. Fighissimo.